Teo, ce lo serie dico. TV preferita? Sono vecchio io, Vai. West Wing, vecchio Bene. presidente degli Stati Bene. Uniti, Cantante però quella che è preferito. di Mastandrea adesso sulla Ah, cosa è Rai, sì. che se l'avessero fatta gli americani l'avrebbero Pompata. pompata da morire. È Sì. italiana, per cui Ah. invece con la famiglia i braccialetti rossi, però è più Ah, beh, molto serie. emozionante. Bene. Cantante preferito oltre ai Orietta Coez. Berti. O Coez. No, Coez ha okay, cantato Coez, però. ma lì ma non, sono quei delinquenti che mi hanno visto su Instagram mentre stavo canticchiando. Io adoro canticchiare. Che ti devo dire? Cantante, ora c'è Sanremo, non si può fare, non si può fare nessun. Diciamo, quando andavo a scuola, mettiamola Sì. così, di quelli che ancora sono Sì. sulla breccia, anche se sono alle battute finali per la loro stessa missione, ti direi che Elio e le Storie Tese erano il gruppo di riferimento di un gruppettino di noi che facevano canzoni non particolarmente eleganti, prendendo spunto da Elio e le Storie Tese. Stiamo parlando di Cara Ti Amo, Ci 89. vuoi fare un pronostico su Sanremo così? Non si ma ti Beh, immagini. hai scritto che ha vinto Ha Fiorello, già hai vinto scritto. Fiorello. Ha già vinto Ok. Fiorello perché Fiorello è un grande. Tra l'altro. Io quando ancora non andavo a scuola, Sì. avevo questo, andavo a scuola, non andavo ancora al liceo, avevamo uno dei miti che girava nel gruppettino nostri amici che dopo essere stati in vacanza a Villaggio Valtour era di questo siciliano animatore che si chiamava Fiorello, che tutti Sì, è dicevano questo farà vero. carriera in televisione. Ed Poi è iniziò stato di così. un grande. Grande. Fiore è Senti, veramente un grande. ultimissima cosa, hai mai copiato a scuola? Ok. Sì. No, Sul posso chiederti una vocabolario di cosa? greco mi sono segnato robe. Tra l'altro, era uno dei pochi che aveva il Liddell Scott anziché il Rocci. E una cosa che hai Questa è già una imitato notizia, attenzione. l'ultima L'ho volta? copiata a scuola, l'ho anche passato No, delle del volte. che L'ho non avevi il fatto. Rocci. Questa è la notizia. Ah, Questa è la notizia. ero l'unico. Io non so perché. Perché alla fine sbagliai andare a comprare i libri e non c'era quel giorno di Rocci bello, e presi il Liddell Scott che aveva la copertina verde. E quindi avevo delle parole anche stravaganti, perché poi era dall'ingreco all'inglese, dall'inglese all'italiano. With my incredible shish, con l'inglese era fantastica. L'ultima volta che hai fatto il bagno a mezzanotte. Viareggio dopo la maturità, quindi è passato molto tempo. Allora, io sono di Riccione, facciamo questo patto. Se vinci le elezioni, facciamo festa Riccione con bagno a mezzanotte. Guarda, io ho Ci un stai? problema però, perché l'ultima volta che ho detto questo è la prima della maturità, della tesi di laurea. Ah, ok. E siccome, ora io mi vergogno un po' a dirlo, ma insomma, credo di essere uno dei pochi in Italia che ha preso una tramvata il giorno della discussione della tesi di laurea. Cioè io sono andato lì tutto convinto di avere i miei 110 110. e ho preso 109 perché mi sono messo a litigare anche in sede di discussione sulla tesi di storia e diritto, quindi sono uno tra i pochi che ha preso 109 in Italia. Potrei formare un club con amici che avete preso 109, amici così, un po' Bene, ma sarebbe rimbambiti quanto servito un me. bonus però, eh? No, no, Bonus! no, no, lì proprio no. Lì Bonus! quando uscii mi fu detto: guarda, che si chiama discussione della tesi di laurea, non perché devi litigare con il Dell'idea! controrelatore. E io ho detto: ma scusa, lui dice: vabbè, se è andata così, avevo preso l'impegno di fare il bagno a mezzanotte con il mio Ah, sì? 110, quindi cortesemente io ho No, non lo scommesso. Però facciamo. vedi, ho beccato proprio questo Però, aneddoto. guarda, in conclusione, invece, Sì. ti invitiamo a sottoscrivere. Sembra un po'. Il contratto agli Il contratto italiani agli di italiani, Vespa. però Mi consente? Adesso adesso noi. No, è il contratto agli italiani 4.0. il contratto Aspetta. di italiani, mi metto accanto a Di Maio. Sì, Mi metto come. accanto a Ale. Vedi, su una cosa sono d'accordo e sicuro. Questa è una cosa positiva. L'importante è che poi le cose si facciano, perché Assolutamente. una delle cose fondamentali dei politici, io lo dico ai ragazzi che andranno a votare, chiunque votino. Guardate i risultati, non soltanto le promesse. Guardate quello che uno ha fatto, perché altrimenti a sparare promesse sono bravi tutti.